Buongiorno. Buongiorno. Con chi facciamo colazione stamattina? Gelatina di Sembichia. Gelatine, che a me non sono mai piaciute molto, in realtà in Giappone sono proprio buone. Ora te dirai, in Giappone sono buone, però quali gelatine? Queste effettivamente sono buone. Queste sono di un negozio che si chiama Sembichia, che come potete notare, si vede meglio qua, è aperto da quando lo mette a fuoco, è aperto dal 1834. Che cos'è Sembichia? È un negozio famoso e importante È un della frutta. fruttivendolo sostanzialmente, sì, però è un fruttivendolo di altissimo livello, cioè non è. Più che altro è una boutique, diciamo, che vende frutta. In Giappone la frutta è da degarare, Ecco, è un spiega questa degaro. cosa, di questa cosa, In perché. Giappone, in Italia nessuno degara frutta come una cosa preziosa, no? Invece in Giappone la frutta è da degarare, non solo per mangiare così a casa, ma anche per degarare. Fare un gran bel regalo, tra l'altro. Ed è So. per questo che, come ho fatto vedere tante volte, ci sono anche costi di alcuni frutti che da noi sono frutti assolutamente normali, sproporzionati, tipo il melone che costa. Cioè, quanto costa mediamente, secondo te, un melone buono? Se, ora, senza stare a, per dire a prendere quelli di da, che ne so, 20.000 yen, che sono Però 160 euro. Però comunque il melone, quanto costa in Giappone il melone? 2000 Uno normale, uno già buono costa 4.000 no. yen, quindi intorno a 30 euro più o meno, no? Queste qua sono praticamente quindi quelle gelatine realizzate con la frutta che vende Sembichiglia, che probabilmente non è la frutta di prima scelta che poi vanno a vendere a prezzi spaventosi, ma quella un po' meno. Sembichiglia però, come potete vedere, è Nihonbashi, quindi è uno dei quartieri più centrali di Tokyo, vende queste gelatine più o meno a 4-5 euro l'una, va bene? E oggi ne abbiamo una alla pesca, che è uno dei frutti più apprezzati in Giappone, che è il pion, Pione? pione che comunque è uva, no? So. Uva, non so che lingua è pione, Boh. pione, boh, non so, io scusate se sono così ignorante, pion, forse è Pione, pion. Pione, ok, ma forse è pion, non lo so. insomma, no? Non so se è francese, Ah, non lo so. so, non lo so. Comunque è uva, c'è l'uva qui dentro. Andiamo allo scarto, dai. Un altro dei motivi perché la frutta costa così tanto è il fatto che è tutta perfetta, appunto perché viene regalato, al regalone, i spazi sono piccoli e niente. E poi è tutta di produzione nazionale, non vengono usati macchinari. E molto spesso, per esempio, ci sono dei frutti che vengono messi nelle. Intanto lei che apre, in delle specie di reti che servono per salvarli quando praticamente diventano molto maturi. E quindi, quando il frutto è molto maturo, cade da solo e per non farlo rovinare, questa rete li salva. Oppure, che ne so, come per esempio l'uva, che la mettono, che la, come dire, ci mettono intorno una carta protettiva per proteggerla sia dagli agenti atmosferici che dai animali, insetti che vogliono mangiarlo. Ok, siamo giunti. A me dai questo qua di serie, a parte che tanto a me Perché questo a me non non ti piace piace sicuro, sì, l'uva, esattamente. diciamo. No, però siccome, vabbè, poi io sto riprendendo le assaggi tutte e due te. Queste gelatine sono molto buone, diciamo, sono molto rinomate per il fatto che hanno questi pezzettoni di frutta enorme, intanto mi ha schizzato il pione qui dentro. Questi pezzi di frutta eccezionali. Bene. Quali vuoi assaggiare prima? Assaggiati dai, tanto poi io mangio tu. Vai, pesca. Basta che non me la mangi tutta, eh? Ok? Fresca. Buona? L'abbiamo messa in frigo poi. E So. io praticamente queste qua le ho regalate alla mamma di Yuri, a mia suocera per Natale, una confezione da 10 come regalo. Guarda come mangia di gusto proprio. Non così dolcissimo, La frutta? Consistenza, Pensa di arrivare alla consistenza, siamo arrivati, eh? consistenza giusta. Giusta?
buono perché non è così troppo dolce, sa di frutta. Sa di frutta. Mm. E andiamo qua alla... Tanto, aspetta, Tanto, andiamo al pione, sì, al pione. Scusate perché magari è una cosa, sto dicendo, delle bestialità, è una cosa famosa. Nome dell'uva. Il nome della qualità di l'uva. Sapete che c'è un... Qualità? Varianza dell'uva. Sì, si dice qualità in italiano. Cioè si dice qualità nel senso qualità vuol dire anche tipo in italiano, non è solamente quality come in inglese. Pione. Mm. No, volevo dire che in questo paese c'è un tipo di viene venduta un tipo di uva da viene venduta un tipo di uva da tavola che si chiama si chiama Ruby Roman e costa circa 600-700 euro al grappolo. Quindi vendono gli acini a circa 8-9 euro l'uno quando li vendono. Ecco, per esempio, vediamo questo, finiamo a vedere il pione. A vedere il pione. Scusate, questa cosa che non si dice più. Bello, assaggio. Grande. È come il mascato dolce dolce che ci avete qua, che mettete nella roba tipo la Fanta Grape che fa schifo oppure sa di uva veramente? Abbastanza Fanta Grape. Abbastanza Fanta Grape, perfetto. So che non mi piacerà, vabbè. È agrodolce ed è buono. Buono? Sì. Però abbastanza Fanta Grape. Ma perché è la gelatina che è molto Fanta Grape oppure... Sì, però me lo lascia anche a me, cioè lo devo mangiare anch'io, Buono è buono. Buono è buono. No, sentiamo il pione qui, però lo mangio tutto insieme, con la gelatina e il pezzo di frutta. È Fanta Grape questo. Diciamo? Sono sincera, diciamo. Questo qui non è che sentiamo, cioè nel senso non lo so perché, però non è che il dolce della gelatina è entrato dentro l'uva, perché l'uva non ha questo sapore. Questo invece è buono. No, questo è buono. Molto popolari le gelatine in questo paese. Non so perché sono diventate così popolari. Quelle che avevo mangiato in altri posti così erano un po'. Beh, non so se sono così naturali oppure no, però. La frutta che c'è dentro, però, devo dire che è molto bella, effettivamente. Va bene? Sì. Ci vediamo al prossimo video dal Giappone. Ciao ciao. Ciao.